diretta da Canates in poi. Ricordate? Sì. Ok. Perché? Tra l'altro perché lì è stato stabilito che il 20 si unisce il lunedì e giovedì. E quella domanda che magari a questo punto si chiede, la canante Islam, ma è quest'altro stato, che ci importa di quello che c'era prima. Dice, no, così dice, se ci sono battezzini che invece anche ora oggi si riuniscono tutti i giorni, la donna si può risposare ogni giorno, ok? A questo punto l'obiezione è, ma beh, in Ashakdu abbiamo bisogno del fatto che si impegnino nel preparare eccetera eccetera, ricordate, no? Ok, risposta dettagliata, cioè che hanno già fatto, che si sono già impegnati prima. Okay. A questo punto la domanda è, ma Ashakdu, che cos'è questa storia del Ashakdu? Ok, come mai c'è questa domanda? Ricordatemi. Sì, certo. No, leggete, no, no, Trovaci tutto quel puntino. no, 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 no
tulane settle gli ombre di che no ma cos'è quella domanda che adesso che non è una domanda che non si era domandata prima perché l'avevamo sentito solamente incidentalmente a quello di cui stavamo parlando che c'era questa tacana adesso la chiamerà finalmente si domanda da dove viene questa cosa di Shakdu? Ok, va bene. Detania, c'è una baraita. E questa baraita recita: mi prema Amru Betulani Setele Yomri. Questo abbiamo tutti che l'abbiamo studiato. Comunque, da dove hanno detto che una Betulani per quale motivo? Vergine, per quale motivo una vergine viene, si sposa di mercoledì? Dice: ma io l'ho trovata da Betulani, ma io Mashin Rebedin. Perché se c'era una dubbio. Un dubbio. Di virginità si alzava presto la mattina e andava al Beddin. Beddin sembra Khar, e allora si sposi all'ora di domenica, e Khar Beshabbat, ma Yala torna da lui, ma Yama Shinri Beddin, e anche là, perché anche là si poteva svegliare presto la mattina, perché c'era lunedì, c'era il Beddin. Shardu, Hachamim, Atakanat, Benot Israel. No, si sono impegnati, sono preoccupati Chachamim di stabilire questo per le figlie di Israele, c'è Adam Toreach, in maniera che la persona che le doveva sposare si preoccupasse della Seudà, fosse occupato nella Seudà, Shosha Yamim Achar Beshabbat. Per tre giorni dopo Shabbat. Per tre giorni, Echad Beshabbat, Echad Beshabbat, Shushu Beshabbat. Cioè? Uberavi con sa. Di mercoledì poi la sposava. Umisakana velach, e questo introduce un argomento nuovo, e però da quando c'era un pericolo e in poi, Nagua Melichnos Bashevishi, invece il popolo aveva l'abitudine di sposarsi anche di Shelishi, anche di martedì. Beshabbat, Uberevi, Konsa. Uberevi. Non ho seguito, scusa. Aspetta, spezzo io il problema. Mi sa canavella, che nagua, che non sbesce. Cioè, quello vuol dire? La sposava non. Mi sa canavella, cosa vuol dire, secondo me? Ah, non sappiamo ancora. No, ho capito, ma cosa traduci? Ah, perché c'era un pericolo da quando... Dalla Saccanà in poi... Da un pericolo, da quando questo pericolo, che non abbiamo ancora spiegato che cos'era questo pericolo, in poi, Nagua Michnos Beshirishi, il popolo, quindi non i Chachamim, si usavano a sposarsi anche di Shirishi. Velo Michubbe Yadam, e non venivano ripresi per questo. Velo Michubbe Yadam Chachamim. I Chachamim invece non li riprendevano, okay, nonostante avessero fatto la Takana. Ubasheni lo ichnos, ma anche però invece di lunedì non risposi. Vim bechamat aones mutar. Però se era a causa di forza maggiore, questo era permesso. E poi un'altra regola che ci danno qua, che mafrishim e tachatan mirakala le shabbat, e si separano lo sposo dalla sposa nelle sere di venerdì.
Tequila? Tequila. Cioè, quello di tequila? Di principio? No. Per principio? Qual è il problema? Eh? Qual è il problema? Cos'è una cosa che no, il problema, adesso lo spiego. Il problema era che ci fosse la, non sapevo la parola tequila come spiegarla bene. Mi pnesce vuose kabura, perché c'è la possibilità che lui faccia, procuri una ferita tramite la rottura dell'imene, perché si tratta del primo rapporto. Questa è la spiegazione che dà. Ma tequila vuol dire il primo rapporto. Ah, non che si separano, ogni Shabbat si separano marito e moglie. Cioè, sì. No, pensavo che volesse dire, di principio si separano. Tanto se c'è un primo rapporto con una betulà. Sì, certo. Okay. Con la perca, insomma, il problema non c'è. Ok, a questo punto spiega. Ma i sakana, di che qual era, di che abbiamo, di che cos'è questa sakana di cui abbiamo parlato prima, il ma se vuoi dire. Il lema se vuoi dire? Se vuoi dire. Se dici, se puoi. Se dici De Amri Betula Anisset Le Yomare Vi, che De Amri, che si dice? De Amri, se vuoi. Che dicono che, che si dicono dice, che la Betula si sposa di Yomare Vi. No, che la Betula che si sposa di Yomare Vi. Che rimane ammazzata. Viene uccisa. Nagu le gambre. Cosa vuol dire? Qui il problema è come lo leggi. Ok. Devi mettere del punto di domanda. Devi mettere un punto di domanda da qualche parte. Nagu. Sì. Nagu. Tu ce l'hai punti. Io ce l'ho. Non vale. Ok. Nagu, è vero che usavano? No, non è vero. No. Nagu. Hanno usato. Le gambe neanche. Del tutto è stato abolito? Le gambe neanche. Aboliamola completamente. Se c'è un pericolo di vita, l'aboliamo completamente. Che significa nagu, posso usare o non usare, c'è un pericolo di vita. Amarava de amri betulani serbe yomare di tiba elemo. Rabba invece spiegava che dicevano che della betulà che veniva portata in matrimonio yomare di tiba elemo sarebbe stata posseduta dall'egmon tefila per prima. Cioè, per questo sto parlando di Ius Prime Noctis. Ah, Isakanat Ones. No. Isakanat Ones 1. Capito? Come lo leggi? Domanda come lo leggi? Ah, è una domanda per questa. Ah, Isakanat Ones 1. Isakanat Ones 1. Sono come le segno matita. Facciamo e questo sarebbe il pericolo? O nessuno, non è un pericolo di vita, ma è un caso di forza maggiore. Okay. Vabbè. Perché? Perché potrebbe pure andarci con l'Egmon, cioè non si deve per forza suicidare prima di risposta. Risposta. Mishum deika sheyesh. Zenuot de Masram, perché c'erano delle donne pudiche, She Masram Nafshe, che preferivano togliersi la vita, le Katla. Nafshe Katla, che si sacrificano la propria vita. Ok, le Katla uccide. Vatian l'idesakana. E che questo? Atian l'idesakana, quello vuol dire? Atian. Andavano? Venivano, arrivavano. Arrivavano. L'idea è sacana. E venivano. Sì. Ah, il pericolo è costituito dal fatto che loro si suicidavano. Sì, si facevano uccidere, sono. Velidorsho, Velidorsh, Laudeones, Share. Cioè? E Share vuol dire hanno insegnato? No. Permettono. Share è ebraico praticamente. Sì. Sì, che è ecco. Sì, è ebraico. Ebraico,
di interpretare l'audiones che le audiones, che non è ones, hanno insegnato. Così? Quindi hanno insegnato che non è una causa di forza maggiore. Come hanno insegnato? Non hanno insegnato. L'idrosh, le audiones, sai? Ho spiegato. No, l'idrosh. Pretendere l'idrosh. No, l'idrosh, ecco, insegnare. Sì. Le audiones. Insegnare a loro che in caso di ones è permesso. No, avremmo dovuto insegnare a loro che si tratta. Allora, che insegnano, i rabbini vanno, gli dicono: guardate, che se succede questo, non dovete farvi ammazzare, dovete avere rapporto. Subire il servizio. Ok? Icca per un slot, però la risposta della Gemara a questo punto è ic yesh per un slot, le icca namiche o not, però ci stanno. Giusto? Sì, però ci sono le... Cioè, come obiezione a quello che ho appena detto adesso, gli insegnano che solamente loro sono ammazzarsi, però c'è il caso anche di Perusot e di donne più facili, veiche, e ci danno problemi di coanot, perché le coanot sono costrette anche in caso di violenza a divorziare. Ulea che re geserà Avida de Vatla, Vitantà de Ravana. E quindi è preferibile. Il senso vuol dire, ma non so come tradurlo parola per parola. Il senso è. Che altro non sai come leggere. Come lo leggi? No, guardate che è fondamentale leggere. Eh? È fondamentale leggere. Sì, lo so. E tu è fondamentale. Se lo leggi bene, a quel punto impari se sai anche se significato. Come va detto? Uleikare. Uleikare. Punto esclamativo. Uliak. Uliak. Gesera, avira de patlave, taccanta de gamala, ma come gesera la clinan? Che vuol dire? Che venga estirpato? Venga che venga estirpato. Che allora, venga a questo stipato. Punto, togliamo sta gesera. Togliamola di tutta la gesera. Risposta. Il gesera. Non la Gesera, troviamo il tutto e la Takanah Chachamim. Sì. Gesera avida de batla. Perché qui c'è Shemada invece che Gesera? Che cosa? È uguale. Shemada è la... È la persecuzione che porta a un trasgredire. Che vuol dire? Gesera a vita de Batla. Vabbè, come traduciamo? Come traduciamo? Non lo so. Accettiamo opinioni. Dai, dall'inglese che ci dicono, Michele. E non vale. Vabbè, dai, vale, sai, vale, andiamo vale. Avanti qua. È troppo c'è. Facile. C'è Vittoria. Sì, no, è chiesa che c'è l'italiano. È preferito. Quindi come traduce? E qui dice che un decreto di un governo eventualmente sarà revocato. Ah, che la gesera passa. Sì. Cioè, canta de Rabbanà, ma aspetta, la vita però è data letteralmente. Gesera a vita de Batla. Va a morire. Avida de Batla. Dai, proviamo a fare un po' di traduzione sì. Proprio. Avida. Perdere. No. Togliere. Cos'è? Può essere. Cos'è il verbo ein bet dalet in aramaico? Ah, ein bet dalet. Lo so che è un esodentico. Lasot. Una gesera a vita de Batla letteralmente è fatta per essere poi annullata per poi sì. Andare assuia le ibatel assuia le ibatel questa è la traduzione finisce per essere annullata è normale che si annulli insomma prima o poi si annulla ok vorrei essere nulla tanta della banana taccanta della banana mentre invece una taccanata di Rabbanan ma che me che sarà
Mulghe sarà, davanti alla che sarà, la china. Non si viene, non viene strippata. Sarà dedicata. Ok. È il discorso di Miriam al padre? Sì, ma non mi ricordo. Il padre si divorzia perché davanti al Geserale faraone di uccidere i bambini non vuol più fare figli, si divorzia dalla moglie, e Miriam gli dice varie cose, ma una delle cose che gli dice è il faraone finisce, le Geseroth finiscono, mentre quello che tu stabilisci rimane. Ma lui l'aveva già stabilito, quindi gli dice di fare un'altra attaccanacco. Sì. Ah, okay. Quello che tu stabilisci è la differenza fra... allora, l'idea è questa, perché l'idea che c'è sotto è... Quello dice Miriam in maniera... Quello di altri dice... Quello che fa il faraone finisce, perché il male finisce. Il male prima o poi finisce. Questo non è il male invece, questo è un attaccanato di uno tzaddik, questo è il male. Questo è quello che tu stabilisci di male, quello che stabilisce il faraone non di male. E più o meno in maniera diversa lo stesso concetto. Qui abbiamo attaccanato Hamim, attaccanato Hamim rimane. È la Geserà che finirà. Certo. Ok? Va bene. Ma se è così, Veshrishi Nami, anche se fosse stato di Shrishi, Atti Ubeil. Atti Ubeil. Ma viene questo qua e possiede la Betullah. Anche se si sposa di martedì, questa viene uguale. Viene martedì, viene lo stesso, cambia giorno e viene a fare quello che deve fare. Misfeka Lokar Nefshe. No, siccome se c'è il dubbio che lui poi non possa portare a termine quello che ha progettato, lo ha, cioè non si sposta. Non si sposta. Non fa la fatica di venire non sa esattamente, non cioè non è più un punto di riferimento, quindi non. Un bacianillo e nos, però di lunedì non ci si sposa. In Behamata Ones, se a causa della causa di forza maggiore, mutar. Maiones. Punto interrogativo, stavolta l'ho indovinato. Okay. Ilema, se diciamo, Ade Amran, cioè? Così, no, a ah. Questo hanno detto. Mashamru. Cos'è? Allora, cioè cos'è Mashamru? Mashamru. Cosa abbiamo detto fino adesso? Cosa abbiamo parlato fino adesso? Non abbiamo parlato di Shakdu. Eh? Non sto parlando di Shakdu. No, cos'è l'Ones? L'Ones qual è? Causa di forza maggiore. Ok, qual è l'Ones? Qual potrebbe essere l'Ones? L'Ones fino adesso era che venisse questo signore. Quindi, quello che abbiamo detto, stessa cosa, si chiama Sakkanao, si chiama Ones. Stessa roba. Domanda a Gamara. A Tam. Sham, giusto. Leggi tutto. Atam Keril Sakana Veaha, là l'abbiamo chiamato Sakana Veaha Karele Ones. Sì, e qua invece manco qualcosa che mi sono dimenticato. Cosa che non c'è scritta, ma tu dovresti sapere. Cioè, di nuovo, cambia intonazione. Sì. Punto di domanda. Ah, una portata interrogativa. Atam Keril Sakana Veaha care Liones, così? Sì. Bravissimo, sto imparando. Prendo la punteggiatura. Ok. Vetù. Ok, quindi, così, qui anche la Sakana Liones, che significa? Perché deve cambiare nome? Vetù. Cos'è Vetù? Ci hai detto insegnare, non me ne impararlo. Ma non io l'ho scritto. Tu l'hai scritto. No, in ebraico moderno si dice Vetullo, però non La stessa cosa, esattamente la stessa cosa. In ebraico moderno è aramaico, usa la stessa cosa. Come dire Vetullo? E così basta. Vetullo, Veod lo. Ah, Veodlo. Ok. Veod, Vetù. Sì, lo dicono alla fine di una lista. Ah sì? Vuol dire non c'è più niente. No, ci sono una serie di espressioni aramaiche che si usano in ebraico moderno, no? Sì. Ce ne sono una serie, sì.
e non nient'altro. Nagu Akra. Uvda, per esempio, è un'espressione aramaica. La stessa radice di Avad prima. Fatto. Okay, è un fatto. Non si dice Asia, si dice Uvda. Anche in ebraico moderno si dice Uvda. La radice è aramaica, non è ebraica. Beh, la traduzione è dato di fatto. Una cosa già fatta, quindi è già successo, si usa, bisogna prendere in considerazione. Si usa, ma ci sono varie espressioni ormai, ci sono varie cose che si usano per l'ebraico corrente. Ok. Vetù e basta. Vetù, veod, non e basta, veod, vetù lo e basta. Ok, veod, atam nagu, là c'è scritto nagu, aha mutar, qua invece è permesso. Sì. Quindi usa anche un'altra espressione. Però non ho capito che vuol dire. Sembrava che avessi capito da come l'ho tradotto. Devo dire, hai dato una buona impressione. Solo quello. Okay, allora, sono le domande che fai di me. Allora, uno, perché ti chiama qui la chiama Sakana? Ok. E ancora? Qui c'è, lì c'è scritto Nagu e qui c'è scritto Mutar, perché Nagu e Mutar non è la stessa cosa. Ok? Quindi c'è una differenza. Sì, Nagu velo, Nagu velo mihu, non vuol dire che vuol dire che è una cosa permesso. Sì, permesso è un più forte. È tollerato. Okay. Amar. Aspetta, dove è tua Mutar. Amar va de amre. Spiega Rava, perché dicevano che Sarsa va Balae. Ah, qua c'era una cosa completamente nuova. C'era invece un ufficiale dell'esercito che si porta la guarnigione in città. Ok, qual è il problema? Allora, questo è l'ONES. L'ONES, quindi la casa di forza maggiore. Cavolo, la forza maggiore è che un Sarsa va Balae. Perché se prendevano tutto il cibo che era stato preparato. Sì, quindi, questo è il problema. No, non violentavano nessuno, non facevano niente, no. Semplicemente sì. Prima erano senza cibo. E abbiamo visto che invece è importante che ci sia cibo al banchetto. Okay. Cos'è questo Shatelot? Heidale. Echidami. A che assomiglia? Sì. Cioè, qual è il caso concreto? Questo vuol dire. Echidami vuol dire. Quando c'è Echidami vuol dire qual è il caso concreto. Qual è il caso concreto? Ideati de Khalif Liakev Lotzricha. Liakev. Liakev Khalif Liakev. Liakev. Cosa vuol dire? 16 che vengono, ve? Be Khalif. Be Khalif, si cambia il giorno? Se ne vanno. Vengono, passano e se ne vanno. Vanno e se ne vanno, le Akev. Questo vuol dire che bisogna ritardare il matrimonio. Si, rimane il matrimonio. Le Akev lo frica, scusa. No. Khalif. Le Akev, punto. Lo frica. Lo frica, deat. Vecca va, no, c'è bisogno invece di rimandare perché vengo. No, lotzricha non è necessario, cioè non. No. Lotzricha è un'espressione tipica, scusate. Lotzricha è un'espressione tipica della Gemara, che è difficile tradurre letteralmente. Zricha o lotzricha vuol dire questo. Zricha vuol dire è necessaria questa cosa perché. Cioè, questa cosa rientra in questo caso qui. Ok? Zricha è necessario. Cioè, vuoi capire che cos'è l'ONES? È soltanto nel caso in cui Attevecava viene e si ferisce, ok? Come la traduce? Non è necessario. Rimandare il matrimonio lunedì perché c'è. In chiaro. Cosa dice non è necessario? Poi in chiaro aggiunge rimandare il matrimonio lunedì. No, è sbagliato. È sbagliato, è una traduzione sbagliata. È necessario se viene sta. Se viene sta, ok? È necessario che, cioè è necessario parlare di Ones, si deve parlare di Ones se viene e sta. Ah, quindi era come tradotto io, lo, virgola, zika. No. Giusto? No, ma si può anche dire lo zika de atter cadere, ok? Oppure lo scriva, ha detto, sì, si può fare bene in tutte le mie modi. Ok, no, ma non è necessario mandare il matrimonio, proprio, non ha capito la Gemara quello che ha detto questo.
È sempre seguito da Deate? Eh? È sempre se lo Zviha de... No. No, Deate vuol dire che vengono questi pallone sul dato. No, 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 no. Zviha e lo Zviha sono quelle espressioni tipiche. Okay? Rientra o non rientra nel concetto? Sì, non lo so, io non so tradurre esattamente, cioè ogni volta devi, cioè questa cosa, la fattispecie di questa cosa è questa, ok? Rientra in questa fattispecie, sì, sì. Perché potrebbe essere una cosa del genere. Ok? Le altre perché va, che viene e ci rimane. Fissa. Risposta, Gamaya. Begimel. Gimel cos'è? Yoshishi. Beshishi. Ah, Beshishi. Mia, Lechnas. Così. Che vabbè, la sposi, il cosa è Mia, che vuol dire? Mia è perlomeno. La sposi perlomeno di mercoledì? Di mercoledì, ma di martedì. Ma che c'entra? Sono due risultati stanno fissi, non ho capito. Ma gli vedo mercoledì? Ah, non sono ancora arrivati. Sono ancora arrivati, arrivano mercoledì. Si sbrighino a farla di mercoledì. La faccio martedì. Che la faccio martedì? Aspar vadide begimel. Capo. Non so che vuol dire aspar vadide. Cos'è aspar vadide? Scusate, questo non è neanche mai. De? L'intendenza. Ah, l'intendenza. Arriva. Arrivano all'avanguardia, eh? Sì, arrivano quelli che preparano, insomma, sì. Quelli che preparano arrivano prima. Quelli che requisiscono. Sì, quelli che prendono. Ok? Asparvati, esce, no? Degli mercato vengono nella... di martedì. Ok, va bene? Siamo arrivati qua, sono stati. Sì. Ok. Va bene. Quindi questa è l'ONES. Vabbè, ci lasciamo perdere la parte filosofica invece, quella abbiamo fatta. Ma se non hanno martedì si sposano a lunedì? No, perché non abbiamo detto che lunedì non si fa. Per cui cosa fanno? Aspettano... Aspettano che passi. Ah sì, no, ho detto che no, lunedì sì, per caso lunedì sì. Ah, su caso lunedì. Esatto, scusate. Lunedì sì, in questo caso quello. Quindi in un caso era l'uso che era diventato di martedì e nell'altro invece un permesso. Permesso, permesso. Più specifico, molto... Ok. Allora, adesso... cambiamo completamente argomento. Allora, siamo sempre il problema dell'ONES, però qui da una seconda spiegazione sull'ONES. Entriamo in Alachot, un po' particolare. Vei baitema, vuol dire vei baitema? Se vieni a dire. No, se vuoi di. Si dice poi. Se vuoi di. Vei baitema. Ma se vuoi puoi dire. Se vuoi puoi dire. Cosa vuol dire? Cosa introduce nei beit ema? Un'altra un'ipotesi alternativa. No, no, non un'ipotesi, non un'obiezione, un'ipotesi alternativa, ok? Non necessariamente ipotesi, un'altra cosa. Puoi dire un'altra cosa, puoi dare un'altra spiegazione. Ok. Mai Mehamata, dai, Mehamata Ones, che detania. Che cos'è esattamente questo a causa di che a causa di forza maggiore? Che detania, c'è un'altra baraita. Sì. Are Shaya patto a fui. Pitto. Pitto a fui. La sua pane cotto. De tabhu tabuach. Veye no. No mazug. Ma umet aviv shlachatan. Oh, santo. Era già tutto pronto. Imma e Shlachatan o imma shel kalla, strana sta cosa. Machnissim et amet la cheder ve ta chatan ve ta kalla la kuppa. U boel beilat mitzva u poresh. Venore venoeg shivat yeme amishte ve chachar noeg shiva yeme avelut. וקולות הנעימים, הוא ישן בין אנשים, והיא ישנה בין אנשים, והם מונים תכשיטים מן הכלה, כל 30 יום. אוקיי. אלטרה היפותזי של לונס, שאתם אומרים, איזה הרציתי, לא שאתם יפירו, הוא לוטו פמיליארי דירקט. אלטרה.
La sua pitò a fui, era già stato cotto la, la, il pane. Cotto il pane, ti fotta a vuo, sciattata la, l'animale. Vino, masug. Versato già il vino. Non versato. Mischiato con l'acqua. Mischiato con l'acqua già il vino. Ok? Il vino veniva, tutto il vino veniva mescolato con acqua perché e quindi non è più utilizzabile. Durava poco. Ok? Ok, quindi tutto pronto, tutto pronto, tutto per il matrimonio. Tutto pronto per il matrimonio. Umet. Umet avvisce la Khatan. Muore il papà dello sposo o la mamma della sposa. Lo vedremo perché esatto, cioè, lo vedremo dopo, lo dice subito quello. Machrisim et amet la cheder, si mette il morto da, in una stanza diversa, evidentemente al matrimonio, betta Khatan et akala le chuppa. Che si sì, fa il matrimonio sotto la cuffia del Khatan al-Kalla. Sì, quindi si fa il matrimonio. Quindi succede che di lunedì muore, domenica sera muore il padre della sposa, la madre della sposa. Che si fa? È tutto pronto. Mm-hmm. Ok? Vedremo che si fa pronto. Pronto, cioè qui stiamo parlando del pronto nel senso che se no si fa bisogna buttare via tutto. Ok? Non stiamo facendo la Khatan, vero? Cioè, cosa? Non stiamo facendo la mai. Ok, non dire questa cosa neanche, neanche ideologia. No, non ti passi per la mente. Assolutamente. Mm. E poi. Beh, ma, dai. Ma non la vogliamo sapere la Lahai in questo caso. No, cioè. Tu sei partita, però non si può. No, no, non devo sposarmi ancora, quindi no. Vabbè, però. Quando capiterà ti formerò. Ok. No, buono, cioè, quella spero di non informarlo mai. Allora, Boel Beilat Mishnah compie la prima, il primo rapporto di Primo rapporto, Uporesh. Però si stacca subito dopo. Venoeg, Shivati e Bea Mishter. E conduce i sette giorni del, del Mishteh, quindi fa tutti i giorni del Shavuot Berachot. E dopo questo sono i sette giorni di lutto, comincia i sette giorni. Praticamente Shivati e Mishteh interrompono il lutto non comincia immediatamente, comincia dopo, sapete dire, questa, questa sì che è una domanda di Raha, quando è che succede una cosa del genere? Che il lutto comincia dopo? Dopo le feste, se alla vigilia delle feste... Non alla vigilia, no, la vigilia no, la vigilia comincia immediatamente, finisce... Finisce, è un giorno prima. Holomad. Holomad, se saperisco, se io, se la persona viene seppellita di Holomad, il lutto non comincia con la Moed, comincia dopo finita la festa. Ma si è fet Moed No, ma il morto non lo seppelliscono? Sì, lo seppelliscono. Sì, con la Moed sì. No, qui non parlo. Ok, no, prima lo mettono da parte, non lo seppelliscono perché in quel caso è cominciato il lutto. Dopodiché, non è che ci va di me, no, no, lo seppelliscono. Certo, lo so fuori tutti i sette per una settimana. Ok, è bello. Ma comunque in maniera sintetica sta da un sacco di regole che non mai qui c'è un mare di regole. Per esempio sta dicendo per la prima volta che cioè, subito dopo il matrimonio devi fare subito questo primo rapporto. No, e perché non l'aveva detto così. Prima? Che cosa? Capito? Non ce l'aveva detto da nessuna parte. Tu lo sai perché hai studiato la capa. Ma scusa perché non c'era lo Ius per notte? No, scusa, stiamo parlando qua no, del... No, no, stiamo parlando del rapporto fra... Qua stiamo parlando del primo rapporto, questo primo rapporto addirittura... Non c'è più l'Egmont, non c'è più l'Egmont. Non c'è più l'Egmont, ma perché c'era il problema dell'Egmont? Perché l'Egmont si sostituiva al Khatan. Sì, d'accordo. E quindi lo diceva direttamente. Ma sembra quasi che il matrimonio è attaccato, la cuppa è attaccata subito al coso, alla... C'è una consumazione. Sì, va bene. Questo mondo sta diventando peggio della Cina. Un nuovo caso di uno del Valtellinese che studia a Codogno. Grazie mille, veramente. Se studia a Codogno? Sì, ragazzi, bisogna avvicinare a Codogno. Prima arriva qui, bisogna pensarci. A Codogno è qua. È già arrivato. È già arrivato. Sì, sì, sì. Le case migliori sono già state. Vabbè, dai. Perché non è che ci mati mai veloce? Però si stacca subito perché non si è mai, poi si diverte troppo. De Noè che ci vai e me a mister. Ok, però perché si sta accadendo? Ti faccio andare fuori, tranquillo, ma tranquillo. Ciao. Esci. Perché una cosa è Beila Rishonah che fa parte della Kuppa, abbiamo detto. La cosa dopo, perché comunque c'è cioè, il. Allora? Perché si stacca subito? Scusate, ditemi perché si stacca. Perché se è un non si possono avere rapporti sessuali.
Ma abbiamo detto che la rivolta non comincia. No, cioè, poi almeno è un nen comunque. Lo seppelliscono nel più o meno. Lo seppelliscono nel più o meno. Ovviamente questo qui viene seppellito. Cioè, quando dice lo mette in una stanza lo seppelliscono? Subito dopo lo seppelliscono, cioè fanno la cupa, ma subito dopo lo seppelliscono, perché aspettano 7 giorni per seppellire. Ma se subito dopo la cupa, io non so quando fanno in tempo a seppellire, perché questo qua adesso deve fare la Beilea Rishonah. Ah, la Beilea Rishonah lo seppelliscono. Perché dopo la Beilea Rishonah deve staccarsi per 7 giorni in realtà, per 14. Perché? Ok, in realtà non sta parlando di questo, questo è un altro problema. Questo è un altro problema. Che non c'entra col lutto. Eh? Che non c'entra col lutto. Che cosa? Beh, la cosa di Shabbat del sangue della Chabura. Questo no, no, problema, c'è un problema di Nidà. C'è un problema di. C'è un problema se è una volta avuto rapporto. Ma questo in realtà è un problema. No, non c'è, non si parla di questo. Non sta parlando di questo. Okay. Poresh, perché? In realtà da qui, quello che magari lo imparerà, da qui si imparerebbe una cosa che comunque è vero che non comincia il lutto, però Devarim Shebet Sinah cominciano, cioè le cose esatto. Non evidenti di lutto lo si fa. Mm. Quindi il lutto è evidente, no? è come Shabbat. Okay? Shabbat, che cos'è? Shabbat il lutto, ogni volta dico che il lutto, Shabbat interrompe i 7 giorni di lutto, non è vero, Shabbat non interrompe i 7 giorni di lutto, però in onore dello Shabbat non si fanno cose evidenti di lutto, ma cose pubbliche, cose pubbliche, mentre cose private si fanno, quindi una persona che è in lutto durante la settimana, Shabbat, non può, non si mette più i vestiti strappati, non si mette le scarpe di mangia a tavolo tutti quanti, mangia a tavolo tutti, eccetera, eccetera, però non può in avere rapporti e non può lavarsi, deve lavarsi a pezzi, non può, le cose che sono Bezzinà le tiene, e qui sembra che sia la stessa cosa. Abbiamo detto prima che un caso di Ones si anticipa a lunedì, ad esempio il caso del generale che viene, cioè. Oppure si potrebbe dire, e qui ci sta facendo tutta una discussione, un caso in cui si anticipa. Questo è il secondo caso di Ones. In cui si anticipa. Questa è la seconda spiegazione al problema dell'Ones. Prima spiegazione, il generale. Okay. Seconda spiegazione, Ones è morto qualcuno. È morto, c'è un lutto improvvisamente. Allora, che succede se c'è questa cosa qui? Matrimonio si fa immediatamente. Matrimonio è programmato per mercoledì. No, si fa, è morto lunedì, si fa lunedì. Questo vuol dire il legame a tutto quello. Cioè morto il lunedì si anticipa di due giorni. Si fa il matrimonio lunedì, si fa subito il matrimonio. Ah, questo non l'avevo capito. Sì, ho capito. Chiaro? Sì, perché se entra nel lutto non può più sposarsi. Cioè perché se entra nel lutto non si può più sposare. Non si può più sposare. Per cui si anticipa. Si anticipa. Ok. Perché noi Mishteh fa il Sheva Berachot, fa tutti i giorni il Sheva Berachot, perché è pubblico. Fa i 7 giorni di Mishteh, non necessariamente il Sheva Berachot. Cioè? Scusate, questa è la, va bene, oggi proprio devo contraddire me stesso e fare Alaha. Allora, i 7, lui ha un dovere di fare 7 giorni di festa, ok? Fare studio speciale, eccetera, eccetera. Non c'è un dovere di fare le Sheva Berachot. Okay? Non c'è nessun dovere di fare le Sheva Berachot. Cioè di leggere le Sheva Berachot? Non c'è nessun dovere di farlo, non è un dovere. Si possono fare in alcuni casi e in alcune condizioni. Prima cosa che ci sia Minyan, per esempio. Mm-hmm. Non c'è Minyan, certo. Lui il mistero fa lo stesso. Non è che riunisse 6 amici, certo, fa un mistero, fa un passo. Non ha fatto il Shabbat, un poco male, ha fatto il Mishnah. Mm-hmm. Ok? Non è detto che si debbano fare qui, ormai diventa tutto Sheva Berachot. Dopodiché ci sono opinioni diverse su quanto si fanno le Sheva Berachot. Se andate a prendere lo Shulchan Aruch, vedrete che lo Shulchan Aruch dice sostanzialmente che si fanno le Sheva Berachot solo in casa dello sposo. Ok? Bravo, Vadia Yosef è durissimo se sta facendo la Sheva Berachot e dice assolutamente vietato fare la Sheva Berachot al ristorante, a casa di questo, a casa di quest'altro, soltanto in casa dello sposo si fa la Sheva Berachot. Ah sì? Sì. Il
chi permette di fare un commento su Hanok e il Taso, e tutti si basano su questo commento su Hanok, e non solo su Hanok, ma anche il Taso mette dei limiti, e il limite, attenzione, chiunque abbia fatto, abbia avuto l'esperienza del Sherber Hot, sa che il limite è un limite molto stretto, no, molto di buon senso. Allora, qual è il problema? Perché si fa una Sherber Hot? Perché la cosa mi dà molta gioia, ok? Questo è il motivo della Sherber Hot. Ma anche per suo manesso, tipo, eh? No, c'è da Iaco, c'è nessun nesso. Che nesso? No, ma una cosa non esageriamo, no, matrimonio con un nesso. No, dipende chi, perché quando mi sposerò io sarà altro che nesso. Sono 14 mila fa. Non dite che il matrimonio è un nesso, ragazzi. Non possiamo dire. No, no, va bene, facciamo tutte le cose sul matrimonio che volete, ma non che un nesso. Che queste cose non registrate, per favore, le battutacce di questo tipo non le registrate. Già fatto, grazie. È già passato su Facebook, perlomeno non le fate vedere a Sara. Allora, ok, va bene, no, la fate per la Simcha. In realtà è la Simcha che mi porta a dare, quindi c'è questo. Allora, cosa dice Tavomadia basando solo su Hanok? Se lo sposo e la sposa sono fuori casa, non è così scontato che siamo così felici. Sono stanchi, sono stanchi, è una roba stancante. Andare da una casa all'altra, andare da un ristorante all'altro. Questo va dentro casa, comunque, ma non cucinano mica loro. Esatto, quello. Esatto. A casa c'è un piccolo vantaggio. Quando vogliono vanno a dormire, sì, certo. Cioè, non devono tornare a casa ma a luna di notte, perché poi prima dell'una non si va, queste cose non finiscono, certo. A luna di notte distrutti, okay. Io vi assicuro che gli ultimi giorni di Sherber Hot ero a pezzi completamente, ero distrutto, non ce la facevo più. Quindi non avessi dovuto farle. Quindi sì. La Simcha, non c'è la Simcha, attenzione, c'è la Simcha forse per gli altri, ma per lo sposo, è lo sposo che deve essere felice, mica gli altri. E quindi lui dice, a casa c'è qualcuno che dice, sì, si possono fare in una casa da altri, a patto che gli sposi abbiano una camera dove poter andare a dormire. A patto che gli diano una camera per andare a dormire. Scusa, ma se anche in un albergo, a patto che abbiamo la camera. Sì. Abbiamo la camera. I 7 giorni di Mishte sono a casa proprio, non necessariamente. Dovunque, piacere fare. Okay. Ma comunque Mishte vuol dire comunque Katab e Kalab devono per 7 giorni ogni sera devono mangiare carne, vino, sì, un pranzo, un pane, basta, anche da soli. Infatti, quello che anche da soli. Cioè, più importante l'aspetto del mistero, che so, che c'è una cosa. Anche siamo giorni dedicati a stare bene, questa è la cosa. Ok, andiamo avanti. Okay. In teoria andare subito in viaggio di nozze è permesso. Eh? In teoria andare subito in viaggio. Assolutamente sì, permesso. Assolutamente permesso. Cioè, noi stiamo dicendo, la cosa viene trasformata in un dovere, non è un dovere, è un piacere. Questo, cioè, una volta tanto, noi siamo sempre abituati al dovere, in questo caso è un piacere. Se c'è il piacere, ci sono anche, cioè, me la conto. Mentre tutto è dovere, non ti puoi muovere, perché mi vuoi muovere? Mi fa piacere muovere, mi muovo. Certo. Ok, vabbè, andiamo avanti. Cioè. La fatta non è ci fate mai avuto, dopo fa il 7 giorni di lutto. The full time e tutti quei giorni di lutto, il maschio. Sì, i giorni di lutto, sia il giorno di lutto che quelli di Mishte, tutti e due. Yashen ben Anashim. Lo sposo dorme tra uomini e lei, la sposa, dorme tra le donne. Tra le donne. Separate, okay, quindi vengono separati. Ok, questo è un altro problema. La camera a terra, questo problema. Okay. Ma sta nel lutto, che problema c'è? Perché quando stanno nel lutto le persone sono separate, il marito e moglie sono separati? Beh, hanno appena sposati, diciamo, forse più di essere delle altre persone. D'accordo, normalmente non è così, cioè, sì. Normalmente nel lutto, non dormiranno insieme, ma... Se si vega poco, ci fidiamo che non succede niente. Allora, guarda, ok. Ven mon in tachshitim in akala. Non si impedisce che la sposa si metta dei gioielli. Posso ci metto. Tutti i 30 giorni. I gioielli la sposa li metto lo stesso.
Perché durante il lutto le donne non si potrebbero mettere... Potrei pensare che durante il lutto non dovrebbero mettersi gioielli. Una sposa non deve imbuttirsi in questa cosa. Ma perché se non fosse sposa non si può? No, fosse sposa normalmente non si per può. Per 30 giorni? Non ci si... Madonna. Questa è una domanda? Prima che mi fregare. Ok, no. Ok. No, l'età, Svavir, c'è la Cacatano, Ima, c'è la Cacatano. Poi rinasce il calo. Ok. Punto. Delecca. Sta citando. Delecca Inish. Vai avanti. Delecca Inish. Detarach Leu. Aval, Ifka, lo amar. La, no, non lo amar. Lo. Ifka, lo. Punto. Anzi, Ifka, la. La che è aramaico. Dovrebbe essere la. Ok. Poi, tutto questo che abbiamo detto, soltanto se muore il padre dello sposo. Dafka, a posto. Ok. E la o la madre della sposa. Perché? Perché non c'è nessuno che si preoccupa per loro. Però se al contrario, no. Cioè se muore la madre dello sposo o il padre della sposa, Ifka a Efech, no. Perché? Perché questa storia del padre dello sposo, madre della sposa, proprio, non è un esempio, cioè potrebbe essere solo una delle... Perché è proprio là? Perché l'uso era questo. Neanche al tempo del fare l'uso primario, che il padre dello sposo si preoccupasse di preparare il ricevimento, il cibo, eccetera, eccetera, sì. E la madre della sposa si preoccupasse del corredo, dei gioielli, tutto quanto. Quindi questa era la divisione dei compiti. Se muove uno dei due, non c'è nessuno che si occupi di una delle due cose. Okay, questo è il motivo. Perché se no, quella cosa, se no, si rimanda il matrimonio. Quanto si rimanda, questo è un altro problema. Però si rimanda, cioè se no, capita un lutto, è capitato il lutto. Cioè se muore la madre dello sposo, si rimanda il matrimonio. Si rimanda il matrimonio. Va bene? Si rimanda il matrimonio. Questo è normalmente si rimanda. C'è una grossa discussione su quanto si rimanda. C'è chi dice che si rimanda solo di una settimana. Ci va 7 giorni di lutto e poi ci si sposa, c'è chi dice che si rimanda di un mese, si fa nei 30 giorni. 30 giorni. In realtà poi dipende dalla situazione, se è il primo matrimonio, se ha già fatto, se ha già dei figli, non ha già dei figli, sono varie situazioni. Comunque in genere l'uso è quello di rimandare di un mese, però non di più in realtà. Non è adesso si rimanda di un anno, di questo genere, non si deve fare, quello non si deve fare. Cioè, l'ipotesi, quello che sta spiegando qua è che siccome sono morte le due persone che erano direttamente coinvolte alla preparazione, sì, del matrimonio, il matrimonio l'ho fatto subito, sì, perché comunque rimandando non avranno più nessuno che gli aiuterà a preparare il matrimonio, sì, giusto? Sì. Giusto, sì. Okay. Sì. Okay. Mentre invece nel caso che le persone che sono morte sono parenti stretti ma non erano direttamente coinvolte nel matrimonio, può pure rimandare perché a questo punto quelli che l'aiutano ci saranno comunque. Ma nel primo caso solo se è tutto pronto. Ma è tutto pronto perché è morta la vicina. Va male. È morta la vicina. Ok, adesso si precisa. Cioè, ma se precisa... 10 giorni prima però non si può nessun problema. Però nel caso della mamma e della sposa non vale perché il corredo rimane valido. Mentre non l'ha fatto, non è ancora diverso, non lo so. Mentre no, l'ha detto se è tutto pronto. Ma allora sì, ricamavano, facevano... Sì, no, tutto pronto parla del cibo. Del cibo, corredo, cioè, il corredo no. Ma se non è pronto il corredo e muore la mamma, a questo punto si sposa lo stesso senza corredo? No, appunto, se muore la mamma della sposa, no. No, ma tu stai facendo già un caso. Sì, che muore il padre della sposa. Una regola generale. Siccome di solito le madri preparano i soldi, i padri, poi sono quei padri che hanno lui dice. Scusate, abbiamo detto che se muore la mamma della sposa e il papà dello sposo, ci si sposa subito, d'accordo? Il papà dello sposo ha una sua logica, perché è tutto pronto, il cibo va male, è chiaro che se si rimanda, a questo punto non c'è nessuno che prepara il cibo. Ma se muore la mamma della sposa ed è tutto pronto, il corredo c'è, cioè, non è che la via corredo, e quindi potrebbero anche rimandare. Sì, sì. Sì. Sì, perciò ragione. E vero.
Amar Rafran, Barba Pa. Il contrario no, ok? Amar Rafran, Barba Pa, Amar Raf Chista, Lo Shanu non ha insegnato, se non Ella Shenatan Maim al Gabbe Bassar. Avallonna Tammai Magabè Bassar, Misdaben. Dice Rafran Bar Papà, non hanno insegnato, cioè quel caso vale soltanto nel caso in cui ha messo dell'acqua sulla carne. Che la carne è già stata preparata per essere cucinata, quindi la mi si mette in acqua per essere cucinata. Okay. E se muore uno di questi, gli altri due, allora... Ok, soltanto in questo caso, perché se no, perché l'onatamai che doveva stare, se non ha messo l'acqua sulla carne, mi sta bene, si può vendere. Quella carne si può vendere e poi rimandare il matrimonio. In questi due casi particolari. Amaraba, Ubekrach, Afapisce, Natanmai, Margabè, Basar, mi sta bene, però è una città grande, anche se ha messo l'acqua sulla carne, comunque riesce a venderla. Sì. Amaraba, Amaraba, Ubekfar, Afapisce, Natanmai, Margabè, Basar, lo mi sta bene. Ok. Non riesce a venderla manco se non l'ha messa. Sì. Perché hanno un ordine speciale in un villaggio e chissà. Allora, ok, a questo punto la domanda. Ella di Rav Chasda, quello che dice Rav Chasda, qual è il caso? Una città grande comunque si vende, esatto, una città di un villaggio non si vende. Allora, insomma, qual è il caso di cui parla lui del Baimba che può passare? Che con Metta dei Maxi. Matta Mechassi. Matta Mechassi. Era una delle grandi città del mondo. Non grande. Questa sì. No. Amara Vashi, che con Matta Mechassi. De Mafka Mikrach, Mafka Mikfar. Ah, non era né una... Ah, io in mezzo. Né una città grande, né un paesello. Ok. Tania Cavate de Rizda. Vuol dire Tania Cavatè? Mannaggia, mi sono dimenticato. In italiano? Tania. Tania. Un amico? Cavatè. Fisso? Secondo che segue... Ah, segue. Cioè segue l'opinione, che va secondo l'opinione di Rafista. Ok? Ok, adesso vediamo questa Tania. Vediamo questa cosa. Arecha ya pitto afuya. Detifko tavua. Veieno mazu. Benatan mai margabe basar. Umeta bisho la katano in basho la kalla. Machnisi meta meta la chede. Veta katan veta kalla la kupa. Vuel veila mitzvah. Ukoresh venoek sheva yeme mishte. Vrak anoek sheva tibe avelut. Vekol otan meyamim. Uyashen benashim. Veshto yishena benashim. וכן מי שפרסה אשתו נידע. הוא ישן בין אנשים. הוא ישן בין אנשים והיא ישנה בין אנשים. ומונים תכשיטי מן הכלה כל 30 יום. בין כך ובין כך לא יבול, לא בערב שבת ולא במוצאי שבת. Il pane pronto, la calciata, Yenom Mazug, e ha dato, ha messo acqua sulla carne, questo è quello che aggiunge la Breta rispetto alla nostra, quella precedente. Umè è morto il padre del Khatan, la madre della Kalla, si fa entrare il morto in una stanza, e il Khatan e la Kalla, la Khuppa, e Boer Beilat Mitzvah, oppure esce, si stacca. De noi ci la tema mestè, fa la tema mestè, va a calcare la tema veloce, ok, che esattamente come prima, con la tema riesce, lui dorme fra gli uomini e lei dorme fra le donne. Vehen, questa attenzione, questa è una novità, che quello che ci interessa in realtà per quanto riguarda il motivo per cui c'è stata la Baraita è soltanto che dice Natamai Malgabe Barabasar, perché è l'opinione, però qui aggiunge un'altra cosa. Perché mi si è pensato di stonida
se la moglie è Nidda, cioè diventata Nidda. È diventata Nidda in questo caso improvvisamente. Sì. Ok? Uyeshemeshimeshna, lei dorme fra gli uomini, lui dorme fra gli uomini e lei dorme fra le donne. Vem, il tassettino di nuovo non si toglie il tassettino dalla callà tutti i 30 giorni e comunque non può fare, non può avere il primo rapporto l'obero Shabbat, non di la sera di Shabbat. Shabbat non vuol dire Erev Shabbat, vuol dire la sera di Shabbat, la notte. Sì, però Erev Shabbat, non è preciso. Erev Shabbat non è il venerdì sera, Erev Shabbat è venerdì, non venerdì sera. Tutto venerdì di giorno? Erev Shabbat, la vigilia. Ho capito, ma non è, di solito c'è la porta di sera. Ho capito, ma quando dico Erev Shabbat, sì, dico che non è preciso, perché Erev Shabbat vuol dire venerdì, non vuol dire Shabbat sera. Se no sarebbe lei. Sì, lo so, ma sappiamo che l'altra cosa è Shabbat, infatti lo dice. Infatti, l'Erev Shabbat vuol dire l'Erev Shabbat. Sì, sì, Erev Shabbat. Velobe Mozzai Shabbat e non Mozzai Shabbat. E questo è strano. Questo sì, è strano, lo spiegherà la Gemara dopo. Va bene? Andate a leggervi Rashid, Rashid è una spiegazione importantissima. Guardate, non Mozzai Shabbat. Leggetevi Rashid. Non ci fai fare. Velobe Shabbat. Le camane farei. Te lo spiego loro. Perfetto. Ma è fondamentale. Cioè potevi anticipare, visto che sei preoccupato di scrivere la nota. È un gashi facile, almeno questo potrebbe essere d'accordo. No, potete dire di aver fatto un gashi. Le camere te lo spiego dopo. Okay. Va bene. Amar Marco. Uy, Hashem ben Anashim, Dejena ben Anashim. Messaiea le Rabbi Yochanan de Amar, Rabbi Yochanan. Affampisce Amru en Avelut Bemoed Aval Devarim Shelzina Noeg. Ok. Quello che ha spiegato prima. Okay. Questo. Questa, messa Yale, cosa dire messa Yale? Lo appoggia. Si appoggia, aiuta l'opinione di Rabbi Yochanan. Che diceva. Che diceva. Affampisce Amru. Anche se hanno detto. En Avelut Bemoed. Che non si usa lutto di Moed, cioè di Moed vuol dire Nicola Moed, Nicola Moed a valle va in Celsinano, ecco, però tutte cose le cose fatte in privato no, ecco, si fanno, si usa fare il lutto. Tarash la Fioseb re deravà Nishme deravà lo Shanu lo Shanu ella shelo Baal Aval Baal Ishto Baal Baal Ishto Yeshenaimo Ishto Yeshenaimo. Ok, attenzione. Darash Rav Yosef, e dice Rav Yosef, figlio di Ravan, a nome di Ravan, quello che abbiamo detto, che il marito e la moglie si separano, vale nel caso in cui non ha avuto ancora il rapporto. Ma non l'avevano detto la vera. Infatti questa è l'obiezione che verrà. A Val Baal, però se invece hanno già avuto il primo rapporto, istoia Shenaimo. La moglie dorme con lui. Con lui non vuol dire nello stesso letto, ma non si può dormire nella stessa camera. Sì. Ok. Risposta dell'obiezione della Gemara. Vera, aha, deve parlare la schina. E se noi stiamo parlando di uno che ha già avuto il rapporto. Vecatane, e abbiamo studiato, Uyashem ben Anashim, Uyashem ben Anashim. Ok, come fai a dirmi che se ha avuto quel rapporto possono dormire insieme? Ok. Chi kamar, vai avanti. Affirsa istonida. Vado, affirsa istonida. Quello che dice Yosef lo dice non per il caso, noi abbiamo studiato il caso del lutto. Quello che dice Rav Yosef non riguarda il caso del lutto, ma il caso della donna Nidda. Nel caso della donna Nidda, se, no, se ha avuto già il primo rapporto, posso dormire insieme nella stessa stanza. Ok? Quindi, caso del lutto no, devono separarsi,
Nel caso di Nidda invece devono essere, possono stare insieme, cosa molto strana, perché Nidda è molto più grave del lutto. Ma la cosa è che lei, che si sposano, che lei diventa Nidda dopo il matrimonio. Allora può essere che si sposano, ma può essere questo, possono sposare cioè le varie cose. Che non so, succede una volta, diceva un matrimonio così, che la donna improvvisamente diventa Nidda. A volte succede per un motivo psicologico. Sì. Adesso la donna. A questo punto il problema è come si fa a recuperare, a questo punto i due vanno, devono stare separati. Ma se li viene... Però se invece viene Nidda dopo... Subito dopo il primo rapporto. Subito dopo il primo rapporto diventa Nidda, a questo punto devono separarsi, nel senso che lo possono unire insieme, però... Questa è una roba normale, no, la regola generale tutta sono sposati, hanno avuto il primo rapporto, no, e quindi è normale. Sì, ma qui c'è anche il lutto interviene. No, questa è no, sono due cose, tutta la cosa dell'ambito della Nidda. Allora, visto che si è parlato del lutto e il fatto che sta separati, si dice poi è così. Allora dice no, quello che dice Rabbi Yosef, che se ha avuto il primo rapporto eccetera eccetera non riguarda il lutto è per speciale, ma riguarda il fatto della donna e se ha avuto il primo rapporto non si separano, se non ha avuto il primo rapporto si separano. Ok, quindi lui in realtà in questa modalità distinguerebbe fra Nidda e lutto. Sì. Però l'obiezione della Gemara è vechen katane, ma c'è scritto vechen, è così, quindi evidentemente sta dicendo che sono la stessa cosa. Ok? Vechen in pisai stolidam. Ok? C'è scritto vechen, se dico vechen vuol dire che sto mettendo le due cose insieme. Ok? Achikamal. Così ho detto. Vehen. Vehen, mi ci pensai, sto lì da. Velo Baal. Ui, Hashem, praticamente corregge la braita. Qua dice, così va letta la braita. Chi è il caso in cui la donna è diventata Nidda e non ha avuto rapporto, allora lui dorme fra gli uomini e lei dorme fra le donne. Ok, allora. Va bene, quindi abbiamo corretto la metà. Quindi la conclusione è questa. In caso del lutto si separano, uno va da una parte, uno va dall'altra, anche se hanno avuto il rapporto. Nel caso della Nidda, invece, se non hanno avuto il rapporto si separano, se hanno avuto il rapporto non si separano. Domanda, che logica ha questa cosa? Che sia il primo rapporto al decimo o al centesimo, sono sposati e quindi c'è il costume normale di... Ma perché? Perché sai, qual è il problema? Il problema è che possono non resistere e avere un rapporto. Sì. Questo è il motivo per cui si separa. Sì. Ok, allora il problema c'è che abbia avuto il lutto, il problema c'è che sia che la donna sia Nidda. Sì. Uguale. Vorrebbe dire che tutti i mesi la donna viene separata. Sì, questa è l'obiezione. Questo è un problema pratico. Sì. Però qual è l'idea di principio per cui? Okay, se è così, se veramente penso che sia così, se tutti i mesi si separano, vedo in camera separata. Ok, può anche essere che sia così. Non è solo perdere. Capisco che il problema ovviamente diventa poi complicato. Però domanda: è possibile? Attenzione, è possibile che Nidda, che è più grave, è il sudoraita, è il sukkaret, si sia più facilitanti che con il lutto, che invece è un sudrabanan? Questa è la domanda che dovrebbe essere sottintesa. Qual è la risposta? Qual è la risposta? Alle cose più gravi sto più attento. Che Nidda so che è Nidda. Il lutto è una roba così, vabbè, sì, alla fine mi hanno permesso di avere più un rapporto, insomma, è una roba che è meno grave.
ok? E visto che è meno grave, starò meno attento. Questa è l'idea. La cosa più grave è meno pericolosa della cosa meno grave. La cosa meno grave sono, ho la tendenza a essere facilitante, mentre la cosa più grave non ho la tendenza a essere facilitante. Questa è l'idea. E quindi mi fido che tu non avrai rapporto con Aida, non mi fido che tu non avrai rapporto con la donna perché qualcosa ti è in lutto. Ok? Questa è l'idea. Quindi è esattamente il contrario del ragionamento. Proprio perché non è grave, a questo punto ti fai una... Visto che è facilitante, ti fai un'altra facilitazione. Sulla cosa non facilitante, a questo punto non te lo fai. Mi fido no, che non te lo fai. Ci sono altri esempi. Eh? Sì, pieno. Pieno di esempi di questo tipo. Per esempio ci sono delle regole, per complicare la ragione, ci sono regole per esempio di, che riguardano il mukze. E il mukze in alcuni casi è più hamud di Yom Tov che di Shabbat. Se si è più rigorosi su alcuni tipi di mukze, si è più rigorosi di Yom Tov che di Shabbat. Perché? Perché di Shabbat e Shabbat, Yom Tov, visto che permette una serie di cose, a questo punto ha tendenza a permettere sì. Tutto. E a quel punto, su qualcosa, Yom Tov è più... Cos'è che è mukze dentro? Non me lo ricordo più. Non me lo ricordo più. Mi viene in mente. Non ricordo più, però ci sarà. No, non il trasporto. Comunque questo è un tipo di ragionamento molto presente. Quindi, la cosa più grave è più... E mi fido di più che la cosa venga osservata, meno, cioè. Non dato da meno grave. Ok, e infatti questa spiegazione che vi ho dato è ovvia, ok? Non se la pone neanche come domanda. Qual è che si pone come domanda? Le memra? De avelut killale le minida. De bimra de avelut killale minida? Dire. Vuoi dire che la velut per lui è più leggera della nidda? Ok, questo è il ragionamento che c'è sotto questa lacha che mi dai. Ok, e si porta un'obiezione. Ve'amar. Ma se aveva detto Rabbitra. No, ve'amar. Sì. Ha detto Rabbitra. Non ha forse detto, no. Giusto? Rabbitra, non ha forse detto Rabbitra che Barcarina Amar Rab Unna. Col melachot isha osa levala, nida osa levala. Chutz mi mezigata kos, ve'atzat amita, ve'achatzat panav yadav, ve'raglav. Ve'ilu gabe avelut, tanya, afalpi shamru, en adam rashai lakof et ishto liot kochelet ve'liot posse. Pokeset. Pokeset. Che vuol dire? באמת אמרו מוזגת לו הכוס ומצאת לו מיטה ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו פונטו אוקיי, אז אוקיי, ובן אלו, סיפציטה questa cosa che dice ad esempio vediamo cosa c'entra che dice Rabuna. Tutte le, i lavori che una donna normalmente fa per il marito, la nidda può farla per il marito. Ok? Stirare i camici, può stirare le camici. Chutz all'infuori di alcune cose. Mesigata accosso, versare il bicchiere di vino, per esempio. Azzata a metà, preparargli il letto, se lui è presente. Alchazat panavia davre aglav, lavargli la faccia, le mani e i piedi. Perché? Ho trattato bene, Maria. Sono vicini a... Sono cose di affetto sì. Che avvicinano, ok? La camicia, studia la camicia, ma preparare il letto mentre lui è presente, è un remes. Lavargli le mani, eccetera, cioè, anche se non si toccano, attenzione, qui lavare le mani c'è un problema diverso, che si toccano, però no, anche se non si tocca, gli butto semplicemente l'acqua, gli butto e poi si lava da solo, non importa, è qualcosa che crea vicinanza e confidenza, e quindi no, quello non lo puoi fare. E anche semplicemente versargli un bicchiere di vino, sì, però crea un rapporto, e questo non lo fa. Quindi non è vietato, semplicemente. Vietato. Sì, ma della maniera. Tutto mi deve mandare, tutto questo mi deve mandare. Vietato, ok. Perché? Perché? Attenzione, perché? Perché c'è un pericolo, attenzione, questa è l'idea, perché ci sia il pericolo da questo, da cosa nasce cosa. Attenzione, se no in sé la cosa non sarebbe, tutte queste cose non sarebbero vietate in sé. E sono vietate perché potrebbe nascere qualcosa da questo. Sono nei confronti del marito. Eh? Sono nei confronti del marito. Sono nei confronti del marito.
No, sto pensando, sono donna del Silvino. No, non c'è problema. C'è nessun problema. No, no, solo perché il problema è su. No, questa cosa della nidà, che la nidà non può fare niente per nessuno. La nidà può fare tutto. Se un altro non è un problema di questo tipo, il problema è il marito. Okay. Si spera almeno che non sia un problema. Però a questo punto anche il Zinuto potrebbe pensare a un altro uomo. Una cosa di Hibba. Sì, no, però non è vista. Per l'altro uomo non è vista comunque. È nel rapporto di coppia che potrebbe. Preparare il letto. Sì, preparare il letto, sì. Se hanno una cena. Non può versare il vino. Certo. Ma lì è diverso, poi comunque lì è diverso perché si deve fare in modo che non si sappia in maniera assoluta che lei è nida. Quindi questa cosa qui non la si fa. Lei deve versare il vino alle persone se è abituata, se non è abituata, forse non è abituata a versarlo, non versa. Però lei lo deve fare perché non devo mettere i manifesti che lei è nida. Infatti, per esempio, il problema del versare il vino che vale da tutte e due le parti, lei verso di lui e lui verso di lei, anche il marito non può versare il vino alla moglie. Sì. Ok, sì. Anche lui per questa cosa, okay. Il problema nasce. Perché la stessa cosa, il problema è Hibba. Il problema è la tua parte, da tutte e due le parti è identico. Non cambia niente, se lo fa lui o lo fa lei. Stessa roba. Infatti c'è un problema per il Kiddush. Cioè, dai il vino alla moglie, una volta che ha preso il Kiddush, lui passa il vino alla moglie. Allora dovrebbe fare una cosa del genere, non passarglielo, poggiare il vino e lei poi lo prende per conto. Ti capisco però. Tutti capiscono. Allora, cosa si fa? Qual è la fa in realtà su questo? È che si appoggia sempre il vino, non lo si passa. Wow, che bello. Lo si fa sempre, in modo che non si capisca, lo si fa sempre, che lei lo sia, che lei non lo sia, sempre si appoggia il vino, non lo si passa in mano. E quindi a quel punto non lo puoi capire. Ma però tutti i commensali dovrebbero fare la stessa però vabbè. Però alla moglie lui passa, dopodiché in realtà gli altri se lo passano per conto proprio. Eppure l'altro c'era una comunità. Cioè, c'è una coppia che avete queste moglie. Sbagliamo tutto. Però. Ok, allora attenzione però, attenzione. Però, per quanto riguarda Avelut, Tania, c'è la verità che dice, a far pishamu, anche se hanno detto, è una dare a Shail e Kof e Tishto, una persona non può costringere la moglie. Liot Kohelet o Liot Pokeset. Kohelet e Kehal. Kehelet sì, mette. Sì, tutti e due sono trucchi. Ah. Non li può. Uno è un trucco che dovrebbe essere sul blu astro o qualcosa di questo genere, e l'altro è un trucco che dà un po' di rossore. Sì. Ok? Questa è la cosa. Però Moseget lo ha corso, Mazzat lo ha metà. Gli può versare il bicchiere di vino, gli può preparare il letto e gli può lavare mani, faccia e piedi. In caso di Avelut. In caso di Avelut. Quindi è esattamente contrario. Contrario. Nella nidà abbiamo più problemi che con l'Avelut. Vuol dire che non è vero che l'Avelut è più facile. Evidentemente è esattamente il contrario, la veluta è più difficile, cioè noi ci fidiamo che durante la veluta lui non abbia rapporti, mentre non ci fidiamo, cioè, esattamente, sembra che abbiamo esattamente la cosa contraria. La cascia, guardate la risposta che non è bella. No, non è difficile. Cambe a velutide. Cambe a velutida. Che vuol dire? Una cosa è la velut sua del maschio e una cosa è la velut della donna? Sì. Allora, dicevo, nel caso in cui lei può versare il vino, eccetera, eccetera, è il caso in cui lei sia in avvelutto. Ah, ecco. Mentre il prato precedente è il caso in cui lui sia in avvelutto. Quindi ci si fida delle donne, ma non ci si fida degli uomini. Cioè, se lei è in avvelutto, lei non avrà rapporti. Perché lei non vuole averli. E se lui vuole averli, lei rifiuterà. Se in caso in cui lui è in avvelutto non ci fidiamo. Non è questo, questa è l'idea. Di lei ci fidiamo, di lui non ci fidiamo. Giusto? Se l'avvelutto è suo e della donna, lui potrà anche provarci, ma lei non ci sarà. Io lo impedirò a lei. Vea, viv shalakatano, imash shalakallah, katane.
Allora, dice però, la Mishnah nostra parla di Aviv Shel Chatan o Mia Shel Kalla, quindi parla sia di Avelut sua che di Avelut di lei. Quindi come fai a dire una cosa del genere quando la nostra Mishnah parla di tutte e due le Avelut? Katane, chi Katane Ashar. Dice no, quello che dice su Aviv Shel Chatan e Mia Shel Kalla non parla della questione del rapporto, ok? Parla di tutto il resto, della preparazione, eccetera, eccetera, ma non parla di questo. Questo invece no, soltanto nel caso. Oh, abbiamo scusa, credo. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.